non è un aneddoto, è un fatto storico decisivo. Questa scena è decisiva per la nostra fede ed è decisiva anche per la missione della Chiesa. La Chiesa in ogni tempo è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista, indicare Gesù alla gente, dicendo: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, lui è l'unico salvatore, lui è il Signore, umile, in mezzo ai peccatori, ma è lui, lui. Non è un altro potente che viene, no, no, lui. E queste sono le parole che noi sacerdoti ripetiamo ogni giorno durante la messa, quando presentiamo al popolo il pane e il vino diventati il corpo e il sangue di Cristo. Questo gesto liturgico rappresenta tutta la missione della Chiesa, la quale non annuncia se stessa. Guai! Guai quando la Chiesa annuncia se stessa, perde la bussola, non sa dove va. La Chiesa annuncia Cristo, non porta se stessa, porta Cristo, perché è Lui e solo Lui che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida alla terra della vera libertà. La Vergine Maria, Madre dell'Agnello di Dio, ci aiuti a credere in Lui e a seguirlo. Angelus Domini, nunziavit Maria. Concedit Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie in tua anquessum, Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunziante, Christi fili tui, incarnazione cognovimus, per passione meius del crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Et sop nunc et usus et in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.